Vediamo. Sì, qua eravamo. Perfetto, dovevamo entrare qua in questo posto di merda. Avevamo acquistato, se non sbaglio, la pistola. No, ma non era questa. Aspetta, come si apriva l'inventario? Ah, ma non mi ha salvato lo shop. Non mi ha salvato. È inquietantissimo questo qua. Poi facciamo tab, mettiamo Voodoo questa qui, scelta 407 rapida. Cirvi X1, aggiungi la musichetta. La musichetta, quale musichetta? Vada. Ma siamo nella villa dei psicopatici. Lì in sottolineatura Mike Di Cirvi X1, di sottofondo. sottofondo. Si sente? Lì in sottolineatura Mike Cirvi X1, grazie adesso 50 euro. Minchia, se si caravagliaro, Mike, non ci voglio essere. Voglio andare alle Maldive. Le tre foglie. Le tre figlie, chi ha le tre foglie? Com'è che si chiamano? Bella, Cassandra e Daniela. Mamma mia. Le buon Natale. Abbiamo dovuto non si sa mai. Ma qua c'è qualcosa dentro. Colpiscilo. Polvere da sparo sante. Che devo andare? Sta chiuso. Da qui. Ah, ma io ero entrato. Ah, vabbè, minchia orientamento del cazzo. Sembra tranquillo manco per il cazzo, dicevo. Quest'urlo. Ma io dico, ma perché devo andare qua? Vabbè, ormai è morta mia figlia. Restituisci le maschere agli angeli e la Il porta. DP01 CIRDX1, boccali di birra che brindano, boccali di Stai birra che forse brindano, boccali cercando di birra Rossi? che brindano. Che cosa? A carreire! No, i coglioni no! Sangue di uomo! Ma sono le tre sorelle! Ma il mio Mark personaggio non si fa un ha cazzo. catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Signora, lei è un po' Vediamo altina. un po'. Occhio al lampadario. Bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre. Sì, madre. Cos'è? Cos'è? Ho il pene, lo giuro! Aia, e basta con sta ma... Che sei, ASMR? Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo, ma madre. Sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma non è lei, madre Miranda? Ma grazie al salto del leprotto sono riuscito a gestire la situazione. Tiratelo su. Aspettate. Oh, piano! Uno scatto felino! Ehi, ehi, fermi! Mettetemi giù! Oh, potresti pentirti di quello che... Signora, lei ha dei bellissimi occhi, però. Complimenti. Complimenti. Ma è vera, ma quanto minchia è alta, qua si abbassa nelle porte, raga. Che schifo, ma ci aveva studiato il culo un altro fazzoletto, animale. Gli occhi. Black Knight. Va bene, e finisce qui Resident Evil Village, appesi al muro così come serbagli, come ci liberiamo ora? Ah, qua posso. Mamma mia, talè, mi hanno uncinato, ma non si fa un niente con questo personaggio, eh? Non mi dire che lo stai fa... Maledette psicopatiche. Tu sei malato, tu sei malato, raga, non sente dolore sta persona, te, c'è l'acqua santa.
E va via tutto, raga. Mi raccomando. Voi per sicurezza non provateci a casa, però in teoria, anche se vi tagliano la testa, un braccio così, acqua santa, e tutto passa, raga. Calice rosa, è un bello bicchiere di vino, onestamente. Cosa ci faccio con un calice rosa? Dato noi nell'inventario, allora, di vita siamo messi bene. Quest'arma dovremmo posarla, ma io non so tipo dove si posano ancora queste armi. Qui 7 c'era tipo uno scatolone. Tipo delle safe room. A qualcuno di voi che ci ha giocato sa se io una torcia la trovo? Magari si attiva con un tasto che non so? Perché devi andare da qui? Perché? Sfonda la porta! Questo gioco sempre più allegro. Un topo! Artemio, anche qui. Rottami. Poi tra l'altro, aspetta, come siamo messi a munizione? Ah, vabbè, dai, siamo fuori. La Madonna. Anello con occhio rosso. Oh, oh, oh. Si calmi. Ti passo? Che passaggi segreti che ci sono. E da qui possiamo prendere un'armatura. Dove hanno portato Rose? Non mi interessa, vado. Ne vado. Ne vado, è finita qua. Cos'è? Fluido chimico. Godo, lottiamo, lottiamo, che tutto può servire. Andiamo così. Allora, ci sono tre statue. Restituisci le maschere agli angeli e porta per la... Ma non è che devo darle, tipo, magari... Aspetta, cosa rappresentano queste? Ah, proprio delle maschere veramente dobbiamo trovare. Sì. Proprio manca proprio la faccia. Che dobbiamo trovare quindi tre... Oh, Artemio! Anche tu! Ah, bello mio, ma come ti sei spostato? Che ci fai? Sai dove c'è da guadagnare? Bello mio, grazie del follow. Grazie, bello mio, per il follow. Se Rose si trovasse davvero qui, è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? Dimitrescu? Sì, proprio lei. Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna. E a tal proposito, guarda il mio inventario. Ma quanto pesa? Mi scusi. Deve essere per forza. Dobbiamo andare per forza qui. Non ci voglio dire, minchia. Messo. Vado. Sblocca. L'hai sbloccata. Bevono del sangue. All'altro lato. Ma tutto è chiuso all'altro lato. Devo salire. Saliamo. Wine. Danza dei vini. Non è che qua devo fare qualcosa con il calice. Fluido chimico. Le tecniche di produzione del vino del castello di Vitesco risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo degli attuali residenti. Alcina Dimitrescu ha aggiornato questa tecnica nel suo peculiare tocco. La donna del vino al gusto corposo con un aroma intensa. Il sangue della Vergine lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi floreali d'argento. Il sangue della Vergine. Si può mettere l'anello? Ah, ma è qua, va inserita questa sacra bottiglia. La maschera! Ah, no. Un occhio incompleto. Vabbè. Ah, l'anello! Aspetta. Come non puoi fare l'oggetto così? Aspetta, forse ho capito! Esamina, forse se ci leva l'anello. Sì, occhio rosso, godo, sono un genio. Basta, 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 abbiamo visto. Bam, un genio, raga, un genio. È inquietante sta cosa. No, di nuovo. Che schifo. È da tanto che non sventro un uomo. No, no. Ti appenderò. Toglierò la cola. No, no, no. Non posso. Meglio vivo o morto? Ma tu meglio che cosa preferisci? Meglio vivo, meglio vivo.
Me lo chiedo, sono morto. Starai benissimo esposto in salone. Non so, posso nascondermi da qualche parte? Come esposto in salone? Non c'è nulla. Bardo mio, non grazie. Non riesco più a trattenermi. Ah, va dai. Porca puttana, non ti fa niente. Vado, vado. Ah, fanculo. Non posso più uscire da qua? No, non posso. Porco. Bardo mio, grazie del devo fuoco. Batterla. È morta? Capotana, io che non mi spoilerò mai i giochi, poi mi trovo male. Oddio, il passaggio! Rompi, 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 personaggio di merda che apre la mappa, dai, vaffanculo. Che come mi sono girato da tutti i lati, tranne... Porca puttana, male. Un'arancia, usa l'arancia. 9 giugno, oggi è stato il primo giorno di lavoro al castello, sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne. Che donne, Sparte, sono trascorse 2 settimane. Non so cosa fare, a cena le signorine si lamentavano del ciclo, ma del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra, solo uno spiraglio. Chiudila, chiudila subito, hanno urlato in coro. Ok, quindi siamo caduti qua, siamo in una situazione di merda, io ho sprecato solo dei colpi. Marco, perché... sottolineatura Furio Cirdix 10, sono il fratello di Rommel. Ah, bello mio Marco, benvenuto. Quindi ho sprecato semplicemente tutti i colpi. Mamma. Io Bardo mio, grazie del follow. Bardo mio, Barion, benvenuto anche a te, brother. Grazie per il follow. Ma aspetta, ma io mi dico, ma quante minchie è alta sta signora? Cioè, non so, dai 9 ai 15 metri. Dai, qua mica sembra una cantina. Se non trovo i vini qui, non mi trovo nessuno. Devo per forza una stanza di merda. Cosa mi fa pensare che sia una trappola? Cosa mi devo fare qua? Credi nella luce? Onestamente... non proprio. Non è che devo bruciare qualcosa, sparo qui, no? Forse devo far pendolare i cosi per accendere gli altri. Sarà una tecnica di merda, no? Chiamo Sly, ho 21 anni e ho scoperto da poco di essere un genio. Ho proprio a tutta l'aria di essere un cacatoio. Possiamo immaginare già la merda che c'è. VD407 Cirdix 1, non dire cazzate. Vaffanculo, puto. Signore. Signore, va tutto bene, eh? Do solo un'occhiata, mamma mia che schifo. Niente, devo per forza andare qua, perché giustamente devo cercare mia figlia, capito? Irina, appetito robusto. Michela, appetito robusto. Luisa, appetito robusto. Ingrid, instabile, a tratti eccessivamente vigili. Ok. VD407 Cirdix 1, stai rosicando? Stai rosicando. Ti prego, Mike, non fare gli spammini di faccina. Lil sottolineatura Mike Cirdix 1. Porca faccina, che bacia 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 faccina. Porca puttana! Faccina, che bacia faccina, che bacia faccina, che bacia faccina. Non si può, così, dai, Mike. Che bacia faccina, che bacia faccina, che bacia faccina, che bacia. Signora! Lei è Irina? Com'è? Michela? San Giovanna? Com'era? Artemia? È la moglie di Artemio per caso, una sorella? Cosa? È morto. Signora, lei è un'ascia. Molto pericoloso. Me ne vado dai coglioni. Ancora viva, sì? Direi che funziona. Vai. Venga, venga. Il DP01 Cirdix 1 è quello di merda con il mouse. Cazzo vuoi, però te l'ho preso. L'importante è ucciderli. Comunque sì, non hai tutti i top. Ho trovato Ingrid. Oh, però dai, non posso combatterle tutte così, questo pazzo. Scarti metalli.
Insomma, io ho solo due caricatori, però andiamoci piano. Forza. Ma che mira che ho, mi dici, ma che mira di me. Guarda, non sbaglio un colpo. Guarda com'è morta dicendomi che ero un grande. Il silenzio, lo vedete? Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito. Lei oltre... vabbè, ma oltrepassa tutto, dai. Di nuovo questa cosa. Ma poi fa un piede di merda, raga. Lo vedete quante mosche ha? È un chiaro segnale di una persona che... che non si lava il culo da un paio d'anni. Non vedo l'ora. Affanculo, puttana. Munizioni fucile, godo. Ah, cado di un corpo de corna, se viene. Che strumenti preferisci? Non lo so, io preferirei senza strumenti, onestamente. Vai, vai, veloce. Dai, omuncolo. Come omuncolo? I proiettili non mi fanno nulla. Non l'avevo notato. Cos'è, cos'è? La luce! Stupido omuncolo! No, è una mira di merda. Aia, si levi con quel coltellino. Cosa? Il mio corpo. Ok, si distrugge. Ah, ne male. Ok, con la luce si fa del danno. Come osi essere tanto spronzato? Porca puttana, spara. Ah, ne male. Non così. Non ho. Togli quelle mani. Ah, ne male. Ah, non può essere! E muorici però, eh! Che cazzo! E devi morire prima! Porco! Cos'è? Busto cristallizzato! Ah, la maschera! No, ma lo devo uccidere io le tre sorelle per attivare le tre statue! Ah, il vino della Vergine, il sangue della Vergine, che poi di Vergine non ha un cazzo, però. Non nelle corna, glielo darei. Teppi, sei un porco! Ne hanno mandato un'altra in cantina, aveva solo rovesciato un po' di zuppa. Tutti sanno che succede che viene mandato in cantina? Non si fa più ritorno. Succhiano via il tuo sangue e la tua anima è condannata a vagare per sempre lungo i corridoi del castello. Sono andata a cercarla e l'ho trovata. Era pelle e ossa e masticava le carcasse dei ratti. Artemio! Temo che presto arriverà il mio turno. Stavano mangiando Artemio! Bado mio, grazie del fuoco. Ma io ho i miliardi, ragazzi, sto trovando un mare di soldi. No, forse si può fare, poi c'è monta parte. Bado mio, non c'è. No, non può essere modificato. Va bene, monta parte. Freno di bocca. Bam, Lemmy, grazie del follow, bello mio, benvenuto. Dura facile da scassinare, ma il tuo personaggio è troppo coglione per poterla scassinare. Win room, ecco, qua mettiamo il sangue della Vergine. Ok. Da spare. Ma sta musica è inquietante però. Apri dai che trovo 20.000 chiave del cortile. Vuoi vedere il castello? Non voglio vedere un cazzo, vai via. Lo sei una veramente tenna trona. Dov'è? Devo... Ma quanto è veloce però, dai, devi capire. Se ne vada, puttana. Vabbè, qua non posso. Sono perso già. Orientamento. Dimmi che c'è da qua. Dimmi che questo è il cortile. Dio ti benedica. Tu e tutti i cortili. Ok, qua lei non può seguirmi in teoria, perché sono allergiche alla luce. Serve l'acqua santa. Lì in sottolineatura Mike CDX1 che gnoccaea. Ho portato prima, brother Warzone. Qua ci vuole un'altra chiave. Non puoi usare questo oggetto qui. Ma non volevo usarla in battaglia. Udo 407 CDX1 Goccapero. Cosa stai dicendo? Minchia Mike dice che gnocca una cave pesanco chiusa in un castello da anni. C'avi muschietta addosso, ti immagini cosa può avere là sotto, Mike? Con una chiave. Oh, mappa del castello principale.
Qua c'è una porta che porta alle stanze private. Qua è che dobbiamo andare per vedere se Body nostra figlia è morta. Body off CDX1, biscotto della fortuna, biscotto della fortuna, biscotto della fortuna. Ho finito i beat, faccina disperata. Oh, finalmente ha finito i beat. Godo. Perdo mio go. Dove siamo qua? Stanza? Non si vede un cazzo con la freccia. Dell'abluzione? Tutto qui nel sangue? Magari mi prendono per uno di loro? È chiuso. Porco Dio! Ah ma dai cazzo, Deppi! Caputtana! Forse ci sarà qualche indizio qua. Le donne conversano deliziate dal signore a cavallo, son corteggiate, da lui disperati vogliono farsi notare, così che il vino possa sgorgare. Conversano deliziate, quindi la donna è girata verso l'altra donna che ha il vino, mi auguro, no? Perché le donne conversano... porca puttana, parlami. Perché vogliono farsi notare... dal cavaliere, quindi tipo così, mentre loro, dai porca puttana, dal cavaliere, così, sono un genio signori, completamente a caso. Hai di nuovo il beat. Lì il sottolineatura mica Cir di X1. Basta sperare cazzate. Vaffanculo. Minchia, ti sei ricomprato i beat solo per dirmi questo. Ma che cazzo? Ah, ti preoccupa, sono una gabbia di sangue. Non hai notato nient'altro in sta casa. Personaggio ignorante, te lo dirò sempre. Dai, fai finta che vino. Ma non è tra l'altro che è realistico.